E anche noi siamo tutti in diretta. Chi comincia? Io se posso. Prima le donne. Vabbè, la domanda generica su questa sfida gara 4 che in virtù del risultato 2-1 avete riportato avanti la serie potrebbe essere decisiva. Potrebbe. Potrebbe che no. Potrebbe anche no. Beh, sempre diciamo spuntare il palla Trento non è facile. Non è impossibile, però sicuramente dobbiamo giocare un pochino più meglio di quello che abbiamo giocato gara 2 là, perché comunque abbiamo avuto un sacco di situazioni importanti per portare la gara dalle nostre parti, non siamo riusciti, tra virgolette, certe cose le abbiamo regalato, altre cose le abbiamo fatto un po' meno bene di loro, però comunque siamo consapevoli che non è una partita impossibile, però dobbiamo comunque avere rispetto perché sappiamo che loro comunque stanno giocando molto bene, molto meglio di quelle altre 7 volte che hanno giocato, 8 volte che siamo giocati, quindi dobbiamo avere tutto il rispetto e comunque giocare una partita come se fosse una finale, perché sappiamo che abbiamo tutte le carte in regola per domenica provare a chiudere la serie. Lucio, ti chiedo cos'è che vi sta dando, se c'è qualcosa che vi sta dando particolarmente fastidio della serie con Trento, insomma della qualità di Trento, e al contrario invece quali credi siano i vostri punti di forza che stanno mettendo in difficoltà loro, se c'è qualcosa? No, che c'erano fastidio sicuramente di no, perché sapevamo e sappiamo che Trento comunque prima o poi tornava ai suoi livelli, comunque sta dimostrando che comunque sono una grande squadra e giocano molto bene. E questo non ci abbiamo nulla da togliere, soltanto che di rispettare. Noi che possiamo fare meglio, sicuramente avere più continuità e sbagliare un po' di meno, soprattutto nei momenti dove loro già fanno bene le cose, noi a volte andiamo, in ansia, come non mi dice un'altra parola, ma tra virgolette in ansia, perché comunque sappiamo che dobbiamo avere la partita sempre punto a punto, che noi in certi momenti facciamo la differenza. E io penso che il nostro punto di forza, che si è visto dalle gare dall'inizio dei playoff con Ravenna fino a Novosibirsk, che non molliamo, ma al di là di avere o di perdere magari un set di vantaggio quando siamo 3-4 punti davanti, comunque continuiamo a giocare, e questo è qualcosa di positivo che dovremmo provare che non succeda così spesso, perché comunque quando c'hai dei set da 3-4 punti dobbiamo chiuderlo subito e non dare possibilità che gli altri riprendano, perché comunque le altre squadre giocano e non dobbiamo comunque darle quei vantaggi o quelle periodi di ripresa che dopo ci possono costare anche la partita. Grazie. Novosibirsk si è vista, almeno nei due set che contavano, una grande serie molto efficiente anche al servizio, insomma si è ritrovata quella squadra che insomma ci avete abituato a far vedere durante la stagione. Pensi che sia una fase altalenante oppure che siate in crescita insomma su quell'aspetto, insomma avete ritrovato la giusta concentrazione, visto magari anche tu dicevi c'è stata qualche partita dove non abbiamo fatto proprio bene, però vivendo lo spogliatoio, vivendo gli allenamenti il quotidiano, qual è la tua impressione adesso insomma? No, beh, ci sta comunque che siamo allenati, perché comunque non siamo dei robot, quindi è normale che prima o poi qualche calo tra virgolette interno di tutti ci sta, ovviamente che non al di là dei cali non dobbiamo comunque non avere la mentalità, e sappiamo e sapevamo che comunque le partite sono sempre molto difficili e la stagione è ancora molto lunga, quindi abbiamo bisogno di tutti, e questo si è visto anche quando ho chiamato, per esempio nomino Berger, perché lui è stato uno dei più chiamati in causa per l'infortunio di Aaron. Ma comunque anche altri che sono stati chiamati in casa che per pochi palloni comunque in allenamento stanno comunque tutti dando il massimo e dando tutto quello che abbiamo, perché comunque è un momento della stagione molto importante, molto, dico critico nel senso buono, perché arrivare fin qui non arrivano tutti e vogliamo rimanere comunque, quindi noi sappiamo che abbiamo dimostrato fino a oggi che abbiamo le nostre potenzialità, ovviamente che non le facciamo al 100% di tutti i giorni, perché non saremo normali, quindi sì. Però sappiamo che comunque le partite importanti queste sempre abbiamo giocato anche bene, e se abbiamo perso è stato o per merito degli altri o per tra virgolette aiuti o desmeriti nostri, quindi comunque siamo in salita, perché comunque sappiamo che dopo la sconfitta con Ravenna in gara 2 dei quarti finali, la sconfitta comunque a Trento sempre ti portano quell'attimo
devi metterci in dubbio, devi farci domande, però sennò devi sapere che comunque dobbiamo fare qualcosa in più per portare queste partite a casa. Grazie. Senti, tornando alla partita di domenica, io ho visto che in gara 2 la ricezione è stata un po' messa a dura prova dai battitori di Trento, no? Secondo te bisogna, è soltanto questo l'aspetto su cui migliorare? Cioè, mi spiego, è importante secondo te soltanto non subire i turni di battuta loro o c'è anche dell'altro? Penso che i battitori di Trento non cambieranno, quindi abbiamo giocato fino ad oggi contro loro, sappiamo come loro battono e loro non cambieranno il modo di battere anche se sono tante partite. Dipende molto da noi, al di là di una grandissima battuta c'è sempre qualcosa dalla nostra parte del campo da poter fare meglio per riuscire a fare il cambio palla e così facendo. Certamente che loro hanno dei battitori importanti, tanto in battuta forte come in battuta in salto, che quindi sono da considerare, però comunque sappiamo che abbiamo comunque i mezzi, al di là di una grandissima battuta loro, che abbiamo comunque i mezzi per noi comunque fare punti e subire magari un pochino di meno. Lucio, nei mesi scorsi, prima ancora che magari si vincesse qualcosa, si parlava sempre molto di questa pressione che adeggiava intorno alla squadra e che poteva essere vista come qualcosa di negativo che magari vi faceva rendere meno bene rispetto alle vostre potenzialità. Adesso che avete vinto qualcosa, avvertite questo entusiasmo nell'ambiente che vi spinge a dare qualcosa di più oppure... Guarda, io da 4 anni sono qua e ancora la gente di qui non la capisco, perché sempre siamo stati tra virgolette con pressione, dovevamo vincere e vincere, ma quando vinciamo sembra che tutto normale, perché per la prima volta nella storia della Sea Safety siamo qualificati in Champions League per merito proprio guadagnato in campo, e è come quasi fosse normale, cioè nessuno... Io la prima volta che guadagno la Champions League, la Final Four, in campo. L'anno scorso l'abbiamo giocata, sì, l'abbiamo fatta anche noi, quindi è stato qualcosa di bellissimo. Però guadagnarsela, giocare fino all'ultimo giorno, andare a vincere la Novo Sibirsk contro una squadra del genere, noi eravamo saltatissimi, contentissimi, sì. Eravamo là in aeroporto, tutti mandano messaggi, io no, siamo qua. Ma parli no, in generale, l'ambiente, voi, la gente, non è che avete fatto questa cosa, la Gazzetta ha messo sì, va bene, che è normale, comunque anche Civitanova ha qualificato, ma qui ancora non capisco come ragionate, però io sono esaltatissimo, perché per me andare alla Final Four della Champions League è un buon sogno, ho avverato questa mezza parte di sogno giocando l'anno scorso, un po' perché l'abbiamo fatta, un po' perché abbiamo guadagnato una finale che nessuno se l'aspettava, ma quest'anno andare a giocare in campo e vincere tutte le partite, perché non abbiamo perso nessuna partita, arrivare al Final Four non è qualcosa di poco. Penso io come giocatore che l'ho vissuta, dopo come la vivete voi non lo so, come la vivete i tifosi non lo so neanche. Però premesso che sono arrivato ieri, non ci ho avuto contatto con i tifosi, non leggo i giornali, quindi no, non ho idea, però non è che c'è tutta questa carica, l'entusiasmo. E allora ti chiedo, Lucio, hai la sensazione, questa è una mia sensazione quantomeno, che rispetto alle partite di Champions League il clima per Evangelisti in campionato sia molto più caldo, oppure è una percezione? Nel senso che viene più gente o nel senso che la vivono meglio? Entusiasmo, c'è più trasporti, vi trascinano un po' di più? Beh, io ho sempre detto che giocare le domeniche è sempre un vantaggio per tutti, per le famiglie, per la gente che viene da San Giustino, da Città di Castello, di tutti gli intorni dell'Umbria, quindi è molto più semplice. Se noi per la partita che noi abbiamo giocato con mercoledì con Novosibirsk, per noi era la partita del mondo, perché noi sapevamo che se facciamo un trionfo pieno avevamo il 50% delle chance di poter portare a casa in Russia. Se noi andavamo con un 3-2 andare a vincere la partita in Russia o fare un ulteriore gol in set, non era così semplice. Già non era semplice vincere due set. Già vincere la due set già non era così semplice, però andando infatti magari poi il secondo set che sembrava un vantaggio, non può succedere, perché giochiamo comunque contro una squadra che è piena di campioni che giocano bene, quindi non è così scontato che noi, perché abbiamo Sizer, Ras e Podraska nella Tana 6, che vinciamo. Perché qua la gente è un po' così, perché c'erano i nomi e adesso dobbiamo vincere tutto, ma io non so se all'inizio stagione tutti ci davano che vinciamo Supercoppa, Coppa Italia, qualificiamo il Final Four della Champions League, siamo a una gara di arrivare a una finale di scudetto, tutti dicono ah sì, dovevamo arrivare a una finale di scudetto perché avevamo speso un sacco di soldi, ma
Sì, un discorso è spendere un sacco di soldi, un discorso è allenarsi tutti i giorni e arrivare a portare a casa questi risultati. Quindi per quello che io dico, però non lo dico in senso negativo, perché io ancora non riesco a inquadrare come pensa la gente. Perché se per quello, allora tutti gli anni erano favoriti, perché tutti gli anni si è speso i soldi. Come lo spende Civitanova, come lo spende Modena, come lo spendono tutti. No. Però, cioè, io non ho visto questa... Cioè, le domeniche tipo con Trento era una roba incredibile. Cioè, era come la finale scudetto, la finale scudetto che ho giocato io con Piacenza, perché c'era gente seduta dentro il palazzetto. Però, magari la gente la vede diversa, non lo so. Cioè, questo non lo saprò mai, perché non sono nella testa dei tifosi, però, tipo... Il giorno di Pasqua la gente che è andata a Trento è un sacco. Sì, e ci scommetto anche domenica, ci sarà anche comunque non tantissima gente, perché comunque non è una trasferta facile, però che ci va gente le trasferte. Quindi dopo non so come sarà adesso che si può andare a Kazan, quanta gente ci andrà, perché non è facile, se serve il visto, e certamente la gente che lavora, che ha famiglie, non è così semplice. Sì, non è come andare a Roma, insomma. Dopo, diciamo che in mezzo al giorno della partita è stato questo il discorso di Ciro, che ci è dispiaciuto un sacco, e dopo anche il post partita so che anche per i tifosi non è stato semplice, anche noi da là abbiamo provato a fare, cioè già con, abbiamo giocato già con la maglia nera di consueto, hanno fatto fare il minuto di silenzio che ce l'hanno permesso, perché in teoria non si poteva fare. Quello è stato molto, molto bello. Però non potevamo fare altro, perché eravamo là, 5 ore di differenza, e sappiamo che qui è l'ambiente era molto triste da parte da tutti, quindi niente. Cioè, di questo punto di vista qui, i tifosi, la gente di qua sono molto riconosciuti, perché sono molto affettivi ai propri legami. E questo sì, l'ho visto dal primo anno che sono arrivato fino ad oggi. Però con l'altro discorso del senso dei risultati, quello ancora non riesco a inquadrare bene del tutto per tutti. E tu, se dovessi scegliere, per carità, è sempre difficile rispondere, tra scudetto e Champions, perché ho usato parole molto forti, tutti molto importanti. Se ci arrivo, provo tutti e due, dopo certo non è che poi vince sempre, però sì. Cioè, ci ha costato un Perù arrivarci. Cioè, comunque ci siamo trovati tutti più o meno vicino alla Supercoppa, quella nazionale, anni nazionali. Domenica è la partita numero 50 ufficiale che facciamo nell'anno. Quindi io scommetto a tutti che con 50 partite, di giocare per quella domenica fino a oggi, come tutti quanti, arrivare a lottare per le due manifestazioni più importanti che rimangono non è da tutti, quindi questo è da valorizzare e per noi da un'ulteriore motivazione, carica, concentrazione, più anche serietà, perché comunque sappiamo che, come ho detto prima, la strada è ancora lunga, anche se si mancano 30 giorni, sono i 30 giorni più lunghi della stagione, penso. Altro? Sì. Certo, dai, una volta sono qui. No, subito dopo la vostra partita, non so se avete avuto modo di vedere magari qualche highlights, qualcosa della partita tra Civitanova e Trento. Non ho guardato niente. Guarda. Niente. Ho guardato più Ravenna Olympiacos, che era più interessante. Che era più interessante da bene, perché c'erano due compagni argentini che giocavano, quindi Trento seguivo su live score, ma quando ho vinto che il primo set era lì e dopo il secondo set erano 10-6, ho detto vabbè. Smetto guardare l'altro. E comunque loro hanno giocato in casa propria, quindi saranno forse un po' più riposati, forse non so. O con il. Penso che quello lì no. Diventa avvelenato per la sconfitta, e quindi. Quello di più riposati, non riposati, no. Non conta. Non so se conta, non conta, no. Non so se. Una situazione da tenere in conto, perché comunque anche se sono stati in casa hanno giocato, cioè sì, al di là che sì, certo, sono a casa, noi abbiamo viaggiato, ma hanno giocato, quindi quello del riposo, non riposo, noi abbiamo viaggiato e mi ci ha toccato così, purtroppo è questo, domani viaggiamo ancora e dobbiamo fare 6 ore, 7 ore di viaggio, però non è l'escusa che loro sono riposati, no, alla fine quello che conta è come arriva il giorno della partita, noi siamo in piena, diciamo, possibilità di arrivare bene. E, Lucio, tu di solito parli sempre del noi e mai del io, parli sempre della squadra. È chiaro però che dall'altra parte della rete c'è un avversario che mangia più stimi, e, insomma, siete due o tre giocatori migliori del campionato, avete le mani migliori del torneo. Ti chiedo quanto ti stimola a giocare, al di là del fatto che vi giocate una semifinale scudetto contro una grande squadra, giocare contro un avversario che parla tra virgolette la tua stessa lingua. Beh, solitamente quando mi fanno queste domande non rispondo, perché comunque sì, mi sembra un po'. Lo so.
facendo un po' uno sport di squadra, non vado tipo in palestra pensando che gioco contro, in questo caso, Simone Gianelli, o se giocasse con Bruno o con Christensen. Ha tutto il mio rispetto, più perché ha vinto medaglie olimpiadi, ha giocato e gioca a un livello incredibile per la sua, tra virgolette, giovane età, perché comunque è giovane. Sicuramente c'ha un sacco di cammino, di strada da percorrere, che lo porterà sicuramente ai piani più alti della pallavolo mondiale. Però da lì a che entro in campo e si siedo di fronte, sinceramente mi importa molto poco, perché sicuramente lui farà lo stesso che farò io, portare o provare a mettere in campo il migliore di se stesso per aiutare la squadra. E quello che lui può fare o non fare, cioè, da che entro in campo finché esco, non mi riguardo dicendolo nel bel senso, non mi riguardo molto. Senti, passando invece, sarà sicuramente un mese impegnativo riguardando a quello passato, insomma, è stato abbastanza denso di situazione al di là del gioco, insomma, anche le vicende sia private, poi l'incidente. La domanda che tutti ci chiediamo è se hai pienamente recuperato, insomma, da quello che è stato trauma, che fortunatamente non è stato grave. È stata una settimana di felicità e di paura, sì, mi sono sposato, ho giocato due partite, ho fatto incidenti in macchina. Ho spaccato la macchina, purtroppo, grazie al cielo, non c'era tanto mia moglie Paola come io e la sua amica, non ci siamo fatti niente, quindi da lì in poi quello che mi può rimanere dell'airbag e delle contusioni sono ormai passate, però ci sta, purtroppo, al di là di essere un giocatore, abbiamo una vita e ognuno la vive a modo suo, sempre e quando con il rispetto del lavoro e tutto. E speriamo che sia un mese pieno di cose belle e di cose brutte, perché comunque al di là di tutto mi sono sposato un giorno dopo o due giorni dopo di aver perso gara 2, quindi non è stato ben visto la società. Una festa. Però penso che ho dimostrato, e qua parlo di io perché alla fine sono stato messo in causa solo io, alla società e tutto, che al di là di che ho avuto delle emozioni fortissime martedì, mercoledì sono sceso in campo con tutta la voglia e la grinta di fare il mio lavoro, l'ho fatto con pieno successo e anche domenica poi in casa, quindi per togliere tutti i dubbi che qualcuno dice che no, che pensi a poi fuori dentro, io ho fatto, quelli che mi conoscono sanno che quando io entro per quella porta di rotta da là in fondo, finché esco, a me quello che succede nella vita privata, posso avere un sacco di problemi e posso assicurare che ne ho avuti. E per me passa un secondo piano, almeno per quell'ora e mezza, due o tre ore che sono qua dentro, quindi questo mi fa piacere comunque aver dato la risposta in campo più che fuori, perché alla fine con parole sono tutti bravi, ma con i fatti è meglio, quindi alla fine l'importante è che quello che si vede in campo sia quello che la gente guarda dopo. Per quello che faccio in mia vita privata sono cose mie, quindi non devo chiedere permesso a nessuno. E Lucio, tu sai anche, io sto seguendo Paola e lei, diciamo, ti ha emulato perché l'altro giorno ha vinto a Grottamare, quindi ti chiedo un commento su quello, so quanto ci tiene a tornare siamo, per quello ho detto che abbiamo avuto una settimana molto felice, esatto. Anche se in mezzo abbiamo avuto questo traspiede dell'incidente, che grazie al cielo lei non si è fatta niente, la sua amica neanche, la nostra macchina tra virgolette non si è fatta niente, purtroppo la mia l'ha spaccata, però mi dispiace un sacco, però comunque lei, al di là di tutto, lei mercoledì è andata a giocare, sabato, domenica è andata a giocare, ha vinto, ha qualificato a un torneo, alla prequale, un torneo importantissimo, quindi abbiamo comunque festeggiato domenica, al di là di domenica dover partire per Novosibirsk, quindi però per noi sono emozioni che nessuno magari può capire, perché quello che lodi tu fuori il campo, che la gente non vede, è molto magari più stimolante e forte di quello che ci vedono magari quell'ora e mezza.